1 novembre 2013, seconda giornata del 12° congresso di radicali italiani qui a Chianciano. Siamo in compagnia di Alessio Di Carlo, segretario dell'associazione Radicali Abruzzo. Ha fatto un intervento insomma abbastanza forte in plenaria nel dibattito e insomma è stato anche applaudito. Alessio, volevo chiederti che cos'è che ti ha motivato fortemente in quell'intervento? Gianni, mi ha motivato soprattutto il clima che si è creato in queste settimane, un clima di contrapposizione, inutile negarselo, tra due linee, due modi di intendere l'attività dei radicali italiani, anche due modi di intendere l'attività delle associazioni locali, perché quello è un altro nodo, no? E diciamo che io intravedo nella segreteria uscente una vicinanza rispetto alle associazioni locali maggiore di quella che potrei aspettarmi e in qualche modo quindi temere da parte della eventuale segreteria di Rita Bernardini. Naturalmente mi auguro di sbagliarmi, perché come ho detto nell'intervento mi auguro invece che l'attività delle associazioni locali sia valorizzata, che questo riconoscimento che statutariamente abbiamo sia sempre più valorizzato e che siano chiamate non solo quando c'è bisogno di raccolte firme, di intervenire in situazioni di emergenza. Ricordiamo tutti come siamo arrivati a presentare, dove abbiamo presentato le liste AGL, o quanto da fare ci siamo dati tutti sul territorio per il referendum, ma che siano magari valorizzate di più le associazioni anche in sede di consultazioni su scelte che comunque alla fine sul territorio ricadono su di noi. Perfetto, poi ricordiamo che qualche mese fa, c'è stato forse un mese fa, il congresso di Radicali Abruzzo che Libre TV ha girato in video, in audio ovviamente, nel quale, tanto per fare diciamo un ponte con il congresso di Radicali Italiani dell'anno scorso, è stata eliminata dallo statuto quella che era una diciamo, statuizione che vi metteva fuori da qualsiasi tipo di competizione elettorale come Radicali Abruzzo. Sì, in realtà si è trattato nel nostro caso per Radicali Abruzzo, e io credo che anche l'emendamento che è stato presentato nella stessa direzione a cui tu fai riferimento al congresso dei Radicali Italiani, si tratta più che altro di una eliminazione simbolica, nel senso che io, almeno per Radicali Abruzzo, sono certissimo che non vi sia alcuna velleità di presentare Radicali Abruzzo alle elezioni locali, e onestamente non credo che da parte dei presentatori dello stesso emendamento per Radicali Italiani vi sia il desiderio di far partecipare Radicali Italiani alle elezioni nazionali, anche perché ormai si è capito che gli spazi per una nostra partecipazione alla competizione elettorale sono davvero ristretti. Si tratta, io credo, ti dicevo, più che altro di una eliminazione dal valore simbolico, a contrastare, se mi passi il verbo, la posizione di chi vede un vero e proprio tabù, ritiene che sia un vero e proprio tabù quello della presentazione alla competizione elettorale. C'è invece chi ritiene, io sono tra questi, tanti amici, tanti compagni sono tra questi, che invece il momento della presentazione elettorale sia in qualche modo uno sbocco naturale per un'associazione che si ponga l'obiettivo di svolgere attività politica. Naturalmente non l'unico, e la storia radicale ce lo insegna, perché tanta politica si è fatta e si fa anche fuori dalle istituzioni, ma escludere a priori la possibilità di presentarsi alle elezioni ci sembra onestamente contraddittorio, tanto più che si è visto anche negli ultimissimi anni, penso all'esperienza di Berardo e Rosso Di Vita in regione Lazio, ma potrei pensare a quelle della regione Lombardia, penso anche a Maggi o a Staderini al municipio di Roma, ne potrei citare tante altre, e mi auguro anche di Bolognetti in regione Basilicata, si è visto che queste esperienze sono state tutt'altro che negative, anzi spesso una piccola pattuglia, una piccola rappresentanza radicale è riuscita a segnare quelle esperienze. Quindi io ritengo che escludere a priori che un'associazione possa in quanto tale partecipare alle elezioni sia sbagliato.
Perfetto, molto chiaro. Parliamo un pochino del, diciamo, stiamo andando verso pian piano verso la conclusione del congresso, che sarà appunto sarà quella con le votazioni degli incarichi statutari. Qualcuno lo chiama votificio, ma insomma non è neanche molto bello. C'è una candidatura che forse non è stata formalizzata, ma mi sembra sufficientemente ufficiale, quella di Rita Bernardini, tramite una mail, insomma una chiamata di Marco, eccetera, una serie di firmatari. Non pare che si faccia avanti nessun, dico sfidante, ma insomma un altro candidato per avere appunto perlomeno due. Se si continuerà così, a te come pare di commentarlo? Ma a me pare che a fronte di due posizioni nette delle quali ho parlato all'inizio, non vi sia, come dici tu, io concordo con te, non vi sia la contrapposizione di due candidati alla segreteria. La segreteria di Rita, la candidatura di Rita, pardon, è stata presentata da Marco nella puntata di Radio Carcere, mi pare, di martedì passato, poi è stata, come ricordavi tu, in apertura di congresso reiterata, ribadita con una lettera un po' irrituale. Io l'ho un po' criticata, forse anche più di un po', scusami se lo ripeto, però voglio approfittare dei Liberi TV. Ritengo onestamente bizzarro, per non usare termini più forti, che su una lettera proveniente dal Partito Radicale Transnazionale si caldeggi l'elezione di Rita a un movimento che è Radicali Italiani, che ci si è sempre detto, ed è corretto, essere cosa diversa Radicali Italiani dal Partito Radicale Transnazionale. Al di là di questo, dici bene te, la candidatura di Rita c'è, è un fatto. Altre mi pare che non ne emergano, ci sono anche delle difficoltà logistiche, mi pare di capire. Radicali Italiani è un movimento che ha qualche difficoltà finanziarie importanti, quindi è onestamente difficile trovare qualcuno disponibile in condizioni così impervie, quindi anche a costo di un sacrificio economico importante, a farsi carico di una segreteria che tra l'altro gioco forza dovrebbe essere confermata a Roma per evidenti ragioni tipo logistiche. Quindi io credo che non ci saranno, al momento non credo che ci saranno candidature ulteriori rispetto a quelle di Rita. Non escluderei che ci possa essere invece una mozione contrapposta, anche se non affiancata, supportata da una candidatura alla segreteria. Ecco, questo non lo escluderei. Grazie D'Alessio Di Carlo e in bocca al lupo ai Radicali Abruzzo.